Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, prima di andare avanti con questo video, voglio ringraziarvi veramente tutti perché su Instagram state supportando la serie dedicata al cubo di Rubik, ma su YouTube non siete da meno, quindi diciamo che sta andando abbastanza bene. Allora, nei video precedenti abbiamo visto come imparare a leggere e scrivere le mosse del cubo di Rubik. In un altro video, ovvero quello di domenica scorsa, vi avevo portato un video dell'anteprima della soluzione, ovvero della mia soluzione dedicata al cubo di Rubik. Come potete vedere qua li tengo tutti a mia disposizione e poi magari in fase di soluzione vera e propria andrò a prendere proprio il nuovo cubo di Rubik 3x3x3 che mi è arrivato. Allora, al di là di questo, in questo video entreremo proprio nella fase di soluzione vera e propria, ovvero la prima fase della soluzione. Quindi direi di andare a banco subito dopo la sigla. Allora, amici di Mythical Snake, eccoci qua al banco della soluzione del cubo di Rubik, tutti i miei cubi di Rubik schierati qui sul tavolo. Allora, per questa soluzione voglio utilizzare il mio nuovissimo cubo di Rubik che mi è arrivato di recente insieme al 2x2 e insieme al 4x4 che sta qui. Ok, detto questo, andiamo avanti. Allora, una cosa che vi consiglio per quanto riguarda la soluzione è di imparare l'ordine dei colori del vostro cubo di Rubik perché è molto importante. Poi dopo vi spiego il perché. Allora, io adesso vi mostro un algoritmo qua in sovraimpressione a video, ma lo potete reperire anche dalla descrizione qua in basso, in modo da trovarvi nella mia stessa situazione. Ok? Quindi non è detto che dovete utilizzare sempre questo stesso algoritmo per mescolare cubo, ma una volta che lo avete imparato potete mescolarlo come volete perché tanto lo sapete risolvere una volta che lo avete imparato. Allora, posizione di setup, a me già la sapete, rosso sotto e giallo di fronte a me, e vado a mescolare cubo. Allora, L B' D2 L' U D2 L2 D2 U' R' B D2 R' D2 R F L' R2 D' U' B U F R F2 ed ecco qua. In questo modo avete mescolato il cubo e vi dovreste, se avete seguito sempre attentamente questo scrambling, vi dovreste trovare nella mia stessa situazione. Ok? Poi, una volta che lo avete imparato, potete mescolarlo un po' come volete. Allora, iniziamo subito. La prima fase del cubo di Rubik prevede di costruire la croce qua in basso. Ok? Quindi il colore di partenza ne scegliete uno a caso, ma in questo caso scegliamo il rosso perché partiremo proprio dal rosso. Va bene? Quindi andare a posizionare tutti gli spigoli del vostro cubo di Rubik per quanto riguarda la croce. Allora, come vi dicevo all'inizio, dovete imparare l'ordine dei colori del vostro cubo perché serve molto. Allora, per esempio, io una volta che ho messo il rosso sotto e giallo di fronte, so che alla mia sinistra compare il colore blu, dietro a giallo ci sta il colore bianco, infatti eccolo qua. E alla destra ci sta il colore verde e nella parte superiore il colore arancione. Ok? Quindi partiamo subito e andiamo a montare la croce qua in basso. Allora, primo cubetto da mettere, rosso giallo, lo tengo qua in alto, quindi per andare a mettere questo spigolo qua in basso bisogna semplicemente girare due volte F. Ok? Una volta fatto questo, abbiamo già montato un primo cubetto giallo e rosso. Ok? Andiamo avanti. Allora, dobbiamo montare i cubetti verde e rosso. Lo tengo già qui, quindi da qui passarlo qui ed allinearlo. Quindi cosa faccio? Perché vi ho detto prima di imparare l'ordine dei colori? Perché serve proprio in questo modo. Io cosa farò? Allora, momentaneamente vado a disfare il giallo. In questo modo vado ad allineare il verde
e porto giù il giallo. Ed eccolo qua, e ho montato già il secondo cubetto della croce, ok? Quindi per comporre la croce del cubo di Rubik non servono algoritmi specifici, ma vi dovete basare tutto sul vostro intuito e colpo d'occhio. Andiamo avanti, dobbiamo sistemare questi altri due cubetti, bianco rosso e blu rosso. Allora, per esempio, in questo modo io posso già andare a montare quello blu, quindi da qui a qui, ok? Blu rosso, eccolo qua, da questa posizione a questa posizione. Quindi come mi muovo? Lo metto così e faccio in questo modo F, R', e ho montato il terzo spigolo della croce. Ok, adesso bisogna montare l'ultimo senza andare a disfare il lavoro fatto in precedenza. Per esempio, questo qua, bianco rosso, è messo nella parte alta ma sbagliata, e oltretutto dobbiamo anche invertirlo di posizione. Quindi come faccio? Lo devo portare qua in basso. Da questa posizione, per esempio, una volta che ho montato già i tre spigoli della croce, ok, lo devo mettere qua in basso. Quindi come mi muovo? Faccio U', R', F, R, e in questo modo ho finito la mia croce, ok? La prima fase del cubo di Rubik, ovvero la prima fase della mia soluzione, prevede di montare la croce iniziale. Quindi ricordatevi, oltre che ad avere il colore di partenza, che in questo caso è il rosso, devono essere allineati anche con gli altri centri. Adesso con le clip successive vi mostrerò alcuni casi laddove uscirne fuori senza andare a disfare il lavoro fatto con gli altri tre cubetti della croce. Allora, primo caso, che poi è capitato anche nella clip precedente, e io ve lo rimostrerò. Allora, abbiamo montato già i tre cubetti della croce, ne manca uno frontale a noi e lo teniamo qua nella parte alta, ok, rosso, blu, che deve andare qua in basso. Quindi se seguite l'algoritmo che vi dirò qua in sovrimpressione al video, riuscite a risolvere questo caso, ma voglio ricordarvi che gli algoritmi sono speculari, quindi li potete ripetere sia dal lato destro e sia dal lato sinistro, un po' come volete. Allora, io parto dal lato destro, tanto uguale. Per poter portare questo cubetto qua in basso bisogna fare in questo modo, quindi U', R', F, R, e portato il cubetto rosso-blu nella giusta posizione. Un altro caso che potrebbe capitarvi per quanto riguarda la costruzione della croce iniziale è questo qua. Vi ricordo che gli algoritmi sono sempre speculari, li possiamo ripetere sia da destra e sia da sinistra, fate un po' come volete. Allora, in questo caso io ve lo ripeto sempre dalla parte frontale, quindi vi mostro il cubo sempre dalla parte frontale. Allora, questo cubo, questo cubetto qua dello spigolo, si può trovare a destra come si può trovare anche a sinistra, algoritmo speculare. Allora, come andare a posizionare questo cubetto rosso-blu, questo spigolo rosso-blu, qua in basso per finire la nostra croce? Allora, posso andare in due modi. Così, per esempio, vado a fare un D', R', D, ed ho posizionato il cubetto blu della croce. Il secondo modo in cui possiamo piazzare questo cubetto rosso-blu dalla stessa posizione che vi ho mostrato nella clip precedente, qua in basso. Se prima vi ho portato il cubetto qua in basso partendo dal lato destro, ripartiamo dal lato destro però utilizzando un altro piccolo algoritmo che vi risolve il caso. Allora, croce è quasi finita, manca l'ultimo cubetto, e partiamo sempre dal lato destro perché voglio farvi vedere frontalmente come funziona la soluzione. Allora, possiamo portarlo qua in alto e poi girarlo e fare questo piccolo algoritmo: R, U, R', F2, ed ho portato il cubetto della croce qua in basso. Un altro dei casi che può capitarvi è proprio questo qua, ok?
cubetti della croce, 3 già li abbiamo e dobbiamo invertire di posizione perché si trova già in posizione il cubetto che vogliamo, ma dobbiamo invertirlo di colori, quindi rosso sotto e blu di fronte. Come faremo? Allora, in questo caso l'algoritmo, io vi faccio vedere sempre dalla parte frontale, ma in questo caso partirò da sinistra, così vi faccio vedere un po' come partire. Allora, io devo portare il rosso sotto e il blu di fronte, quindi invertirlo di posizione. Allora, come parto? Parto dal lato frontale e faccio semplicemente in questo modo. F di primo, L D. E sono andato a posizionare il cubetto della croce che mi serviva. Allora, questo è lo stesso caso di prima. Se prima ero partito da sinistra, adesso ve lo faccio vedere dal lato destro, così fate un po' come volete, se scegliere di partire da sinistra o di partire da destra. Allora, andiamo a destra, posizioniamolo verso destra, blu rosso, eccolo qua, e deve essere invertito di posizione, quindi si trova già in posizione ma deve essere invertito. Allora, in questo modo farò un F primo D, R primo, D primo, ed ecco che io ho posizionato il cubetto della croce andandola a finire. Se vi ricordate all'inizio di questo video, vi avevo detto di ricordare l'ordine dei colori del vostro cubo di Rubik, perché in una solve, ovvero una risoluzione, è davvero molto molto importante. Allora, ricapitolando, io vi ho fatto costruire una croce piazzando per ogni lato il suo colore di riferimento. Adesso io ve la vado un attimino a montare, non so che a mostrarvi gli algoritmi, a vedere come si fa, perché già ve l'ho mostrata nell'altro video. Quindi tutti gli speedcuber che vedranno questo video, non me ne vogliate, perché l'ho imparato da qualche anno il cubo di Rubik, ok? Quindi abbiamo costruito una croce già con ogni suo colore di riferimento per ogni lato. Ma se io ricordo l'ordine dei colori, posso costruire la croce da qualsiasi lato senza preoccuparmi di andare a piazzarla per poi piazzarla alla fine. Per esempio, io parto da qui, ok? E ho costruito la croce in questo modo, ho ricordato l'ordine dei colori senza andare a preoccuparmi di piazzarla per prima, quindi me la sono andata a costruire, ok? Quindi lo faccio di nuovo. Ho mescolato, va bene? Allora, me la vado a costruire, quindi cosa faccio? Ok, ce l'abbiamo quasi fatta ed eccola qua. Quindi, una volta che l'ho costruita, vi faccio vedere. Allora, se io ricordo l'ordine dei colori, che in questo caso è giallo, blu, rosso, giallo, blu, bianco, verde e arancione sopra. Se io vado a ricordare quest'ordine qua, poi dipende dal cubo che avete, io posso piazzare la croce in questo modo. Ad esempio, giallo, blu, poi vado a piazzarmi il bianco e verde. In questo caso tengo una croce ma non è orientata per ogni suo lato, va bene? Ok? Quindi che faccio? Vado a farmi il doppio movimento del lato inferiore e mi piazzo la croce. Quindi fate allenamento nel ricordare l'ordine dei colori e, se riuscite, fate anche questo tipo di allenamento nel costruire la croce senza andare a piazzarla già all'inizio, perché, da come ho visto alcuni video, piazzarla già all'inizio è una perdita di tempo, e facendola in questo modo, costruendola per poi dopo alla fine piazzarla, riduce ulteriormente i tempi di risoluzione. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, per quanto riguarda la prima fase del cubo di Rubik, non è che sia tanto difficile, è tutta una cosa che riguarda l'intuito e il colpo d'occhio, ma una volta che avrete imparato a fare la croce iniziale del cubo di Rubik nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile, devo dire che siete già
a buon punto proprio come sto facendo io, sto cercando sempre di migliorarmi. Quindi, se voi seguite questa serie dedicata al cubo di Rubik, vi spiegherò, anzi, vi darò anche degli utili consigli proprio su come utilizzare al meglio il cubo di Rubik. Oddio, io non sono un esperto per quanto riguarda la risoluzione del cubo di Rubik, ma gli speedcuber che guarderanno questo video non me ne vogliate, perché io l'ho imparato da qualche annetto, quindi un po' ci gioco, un po' no, e ultimamente l'ho ripreso di nuovo. Quindi, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere qua in basso nei commenti, ditemi la vostra e soprattutto lasciate tutti i vostri like. Ed eccola qui, parte la fantomatica animazione, l'animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, chiocciolamiticosnake, trovate il link al mio profilo qua in basso in descrizione, ve lo ricorda anche l'animazione, e noi ci vediamo sempre qui domenica sul mio canale YouTube. Ciao!